Abbiamo iniziato nel 2000, quindi siamo un'azienda abbastanza giovane, e abbiamo iniziato per passione, perché sia io che mio marito venivamo da due settori diversi. Io facevo la commercialista, mio marito era ingegnere, e però avevamo questa grande passione per i vini. Io ho ereditato questi terreni da mio padre e così un po' abbiamo iniziato. E dopo 13 anni siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto. Mio padre mi ha lasciato in eredità questi terreni, non avevo neanche un macchinario, non avevo niente, avevamo solo i nostri stipendi della nostra attività. E quindi attraverso il PSR, cioè questo aiuto che ci ha dato, questi soldi che insomma ci veniva dato dalla comunità europea, sono stati importantissimi. Ma volevamo fare vino di ottima qualità, quindi abbiamo iniziato con pochissime bottiglie, non facevamo sfuso, ma vendevamo la maggior parte dell'uva, la conferivamo ad una cantina sociale. In questi anni, piano piano, ma molto lentamente, abbiamo aumentato la nostra quantità di produzione. Da 2 anni non operiamo più ad una cantina sociale, quindi riusciamo a produrre tutta la nostra azienda, che consiste in 20 ettari. La cosa principale che ha caratterizzato tutta questa nostra attività è stata proprio l'ostinazione, l'obiettivo di raggiungere sempre la massima qualità, e quindi anche nella produzione dei vini. Noi facciamo tantissima selezione in vigna, perché passiamo 5-6 volte a raccogliere sulle nostre vigne, quindi facciamo raccolte a scalare, e poi in cantina utilizziamo il tavolo di scelta, dove praticamente riscegliamo tutte le nostre uve